Buongiorno a tutti, benvenuti, ben collegati al webinar di oggi che è dedicato, come vedete la slide in sovraimpressione, ai procedimenti di prevenzione incendi. In particolare oggi saranno presentate le modalità di gestione delle pratiche telematiche di prevenzione incendi attraverso lo sportello unico per le attività produttive. Abbiamo realizzato questo webinar come Regione Lombardia. Sono la dottoressa Elisabetta Mauri, insieme ai colleghi della Camera di Commercio di Como Lecco e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como Lecco. Si tratta di una serie di iniziative formative che stiamo realizzando su tutto il territorio regionale al fine di fornire all'utenza gli elementi necessari per poter correttamente gestire i procedimenti e soprattutto per poter sfruttare le potenzialità oggi offerte dal nuovo modello di interoperabilità che è stato realizzato tra la piattaforma Impresa in un giorno e il nuovo gestionale realizzato dai Vigili del Fuoco, Lince, appunto prevenzione incendi centralizzata. Oggi, dopo l'illustrazione del quadro normativo di riferimento, potrete quindi verificare attraverso una simulazione pratica come presentare le istanze, quali sono i passi da compiere in modalità operativa e cogliere anche il ruolo degli enti competenti, ma anche delle amministrazioni procedenti, in particolare in questo caso del ruolo del SUAP, a partire anche dalla conoscenza dei dati del territorio. I diversi relatori quindi approfondiranno nell'ambito dei loro interventi queste tematiche. Avrete poi la possibilità di presentare le vostre domande nel box che vedete in sovraimpressione. Al termine di diversi interventi verrà quindi data una risposta alle vostre domande. Qualora per motivi di tempo non sia possibile o anche per necessità di ulteriori approfondimenti, nei giorni successivi al webinar di oggi comunque riceverete un riscontro insieme anche ai materiali che oggi verranno illustrati. Bene, nel ringraziarvi nuovamente per la partecipazione così numerosa al webinar, do la parola per professionali a rappresentanti della Camera di Commercio di Como e Lecco, in particolare alla dottoressa Roberta Moggi. Buongiorno a tutti, sono appunto Roberta Moggi, a nome della Camera di Commercio di Como Lecco vi do il benvenuto. In particolare io mi occupo dell'accompagnamento e del coordinamento dei SUAP nella gestione delle pratiche telematiche attraverso la piattaforma informatica che il sistema camerale mette a disposizione dei comuni. Vi avverto che i nostri contatti, quindi i miei e quelli della collega di Como, a cui passo la parola tra poco, sono comunque a disposizione sulle slide che riceverete per qualsiasi necessità o per qualsiasi dubbio. Grazie a tutti, vi auguro buon lavoro e vi passo do la parola alla collega di Como. Sì, buongiorno, sono Francesca Schiavone, mi occupo della parte della piattaforma appunto Impresa in un giorno e della gestione dei SUAP per il territorio di Como. Vi auguro una buona giornata, insomma, e una buona prosecuzione di lavori. Bene, entriamo quindi nel vivo dei lavori. Verrà illustrato il primo tema che riguarda la normativa in materia di prevenzione incendi da parte dell'ingegnere Marco Galante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como. A lei la parola, ingegnere. Grazie, dottoressa. Un saluto a tutti. Sono l'ingegnere Galante del Comando Provinciale di Como e oggi tratteremo appunto la normativa in materia di prevenzione incendi. Quindi,
Innanzitutto inseriremo quindi il documento principe, la legislazione, il documento principe che è il DPR 151 del 2011, che è entrato in vigore il 7/10/2011, quindi ormai è una normativa che è abbastanza datata, c'ha 10 anni. E il nome, diciamo per esteso, è il regolamento recante semplificazione nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 49,4, convertito con modificazione, eccetera, eccetera. Questa normativa subentra a seguito del DPR 37 del 1998 e c'è una riorganizzazione, diciamo, delle attività ed anche dei relativi procedimenti amministrativi. L'obiettivo del DPR è quello innanzitutto di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a favore delle imprese, al fine di promuovere competitività e sviluppo del sistema produttivo e rendere più efficace l'azione di controllo dei vigili del fuoco, concentrando le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato. Ora, come sono stati, diciamo, perseguiti questi obiettivi? Facciamo un passo indietro. Il DPR 37 del 98 prevedeva che l'inizio di qualsiasi attività, quindi dal centro commerciale, dall'ospedale fino all'autorimesso, alla centrale termica, doveva essere, come dire, subordinato ad una visita da parte dei vigili del fuoco. Quindi qualsiasi attività doveva essere oggetto di un sopralluogo da parte, appunto, dei vigili del fuoco. Con il 151 si è pensato appunto di riorganizzare questo modus operandi, cercando di razionalizzare le risorse e concentrarsi sulle attività più, come dire, più pericolose, più rischiose, più complesse. E quindi, come vedremo nel seguito, si è pensato a una riorganizzazione delle attività in base a determinati parametri e definendo quindi degli iter autorizzativi, quindi degli iter procedurali specifici per ciascuna categoria. Questi obiettivi, diciamo, prevedevano la proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni delle imprese al settore di attività. Quindi c'è poi la semplificazione amministrativa, quindi l'eliminazione di autorizzazioni, licenze e permessi, l'estensione dell'utilizzo di autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni, certificazioni rilasciate da tecnici abilitati e professionisti antincendio. Come vedremo, c'è stato proprio un cambio di, come dire, di approccio al problema. Mentre prima era tutto finalizzato all'ottenimento del CP, del certificato di prevenzione incendi, e quindi era il comando dei vigili del fuoco che in un certo senso autorizzava l'esercizio dell'attività, autorizzava le attività, adesso con l'estensione dell'utilizzo di autocertificazione, attestazione, asseverazione, quindi si mette in primo piano il tecnico, è il tecnico che assevera la corrispondenza alle norme, quindi attesta il rispetto delle norme dell'attività. È il titolare che dichiara di aver iniziato l'attività e i vigili del fuoco quindi hanno un ruolo più che altro di controllo e non è più, diciamo, l'autorità che autorizza all'esercizio dell'attività. C'è poi la parte di informatizzazione di adempimenti e procedure amministrative, secondo il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005 numero 82, raccordo con il regolamento sullo sportello unico per le attività produttive, il SUAP, di cui al DPR 160, e con la normativa in materia di segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA. Ok, quindi questo raccordo mette il SUAP, come dire, rende il SUAP, indica il SUAP come unico interlocutore da parte del cittadino, quindi, e dei professionisti. Quindi per presentare le istanze si fa riferimento appunto ai SUAP per le attività produttive, chiaramente. Per attività di tipo civile, dove non è previsto il passaggio del SUAP, chiaramente c'è ancora il rapporto diretto tra comando e professionisti e titolari. Andiamo avanti. Quindi, tornando al discorso di semplificazione, l'allegato 1 del DPR 151 e l'allegato 3 del decreto del 7 agosto 2012, che tratta proprio della modalità di presentazione delle istanze, hanno sensibilmente ridotto l'elenco delle attività. Quindi dalle 97 attività del decreto ministeriale dell'82
alcuni di voi ricorderanno, si è passati alle 80 attività. Alcune attività sono, come dire, sono subentrate, pensiamo ad esempio alle palestre che prima nel regime dell'82 non erano soggette, nel regime legislativo dell'82 non erano soggette, adesso diventano soggette. E soprattutto la cosa importante è questa suddivisione delle attività in sottoclassi e categorie. Le sottoclassi individuano le caratteristiche dell'attività e come vedremo per ciascuna attività sono indicati dei parametri a cui fare riferimento per capire la complessità, anche il rischio intrinseco della specifica attività. Ad esempio se pensiamo agli alberghi, ma dopo lo vedremo in maniera più, diciamo, in maniera più estesa, un parametro da tenere che entra in gioco sono i posti letto, così come per un'autorimessa entra in gioco la superficie. Quindi si passa dal numero di posti auto, decreto 82, alla superficie, che è un parametro, come dire, anche più oggettivo. La sottoclasse quindi poi determina anche la categoria. C'è poi quest'altro parametro della categoria che individua l'iter autorizzativo. Quindi come vedremo le attività vengono divise in categoria A, B e C, a seconda del rischio, come dire, sempre più crescente. Quindi le attività, come dire, semplici, prevedono, quindi di categoria A, prevedono la presentazione della scia e visite a campione da parte del comando. Che vuol dire visite a campione? Vuol dire che una volta che il professionista, il titolare presenta la scia, il comando può decidere di effettuare delle visite a campione per controllare gli aspetti di sicurezza antincendio. Le attività di categoria, e quindi come vedete manca il passaggio che c'è nelle altre due categorie, che è il passaggio di esame progetto, che come vedete per le categorie B e C si ha questa prima fase, che è l'esame progetto entro 60 giorni, quindi il professionista, il titolare presenta l'istanza di valutazione progetto, il comando si esprime entro 60 giorni. Il contenuto tecnico di questa documentazione da presentare è nel decreto che abbiamo visto prima, 7 agosto 2012. Lì è spiegato in maniera molto dettagliata cosa deve essere presentato per quanto riguarda la valutazione del progetto, quindi ad esempio l'analisi del rischio, la documentazione, i elaborati grafici che devono prevedere almeno una sezione dell'attività, insomma è tutto disciplinato dal decreto del 7 agosto 2012. Tornando ai procedimenti, abbiamo quindi le attività di categoria B, che c'è questo passaggio preliminare di esame progetto, successivamente c'è la comunicazione di inizio attività mediante presentazione della scia, e poi può esserci una visita a campione, così come per le attività di categoria A. Infine, per le attività più rischiose e più complesse, quelle di categoria C, l'unica differenza con quelle di categoria B, come vedete, i primi due step sono identici, esame progetto entro 60 giorni, comunicazione di inizio attività mediante presentazione della scia. L'unica differenza è che qui la visita da parte nostra, da parte dei vigili del fuoco, è certa, quindi il comando è, tra virgolette, obbligato ad effettuare un sopralluogo di controllo. Facciamo quindi qualche esempio. Attività 65. Si parla di locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, che come dicevo non erano soggette con il DM dell'82, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda impianto al chiuso superiore a 200 metri quadrati. Si precisa all'interno del DPR che sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. E come potete vedere, questa precisazione c'è sia nella sottoclasse 1 che nella sottoclasse 2. Ora, come faccio a capire in quale delle due sottoclassi rientra l'attività specifica? Come vedete, il parametro considerato per l'attività 65 è la capienza. Fino a 200 persone, oltre 200 persone. Quindi fino a 200 persone, quindi con capienza superiore a 100 persone, fino a 200 persone,
è l'attività è una 65-1B con l'iter previsto dalla, dalla categoria B, ovvero valutazione progetto e successiva presentazione della SCIA. Come vedete, non c'è la categoria A, perché il legislatore ha, ha ritenuto che non ci possa, che questo passaggio della valutazione progetto debba essere obbligatorio per questo tipo di attività, quindi locali di pubblico spettacolo e palestre. Per le situazioni, come dire, più limitate, nel senso con capienza inferiore alle 100 persone e con superficie impianta lorda, impianta al chiuso inferiore ai 200 metri quadrati, come vedete non è proprio un'attività soggetta, non rientra nell'elenco delle attività soggette ai nostri controlli. Se avessimo un affollamento superiore alle 200 persone, si ha un'attività di sarà del tipo 65 sotto classe 2 categoria C. Cosa vuol dire? Che rispetto alla categoria B ci sarà sicuramente un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. Andiamo avanti, parliamo dell'attività 66, che è alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed and breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto. Strutture turistico-ricettive nell'area aperta, quindi campeggi, villaggi turistici, con capacità ricettiva superiore alle 400 persone. Descrizione sottoclasse fino a 50 posti letto. Quindi, come vedete, questi due righi rientrano nell'attività 66 sotto classe 1 categoria A. Quindi è sufficiente presentare la SCIA presso il SUAP in questo caso, perché un albergo sarà sicuramente un'attività produttiva. Facciamo un passo avanti, 66-2B. Come potete vedere, si va da oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto. Quindi se io supero i 50 posti letto non posso più iniziare direttamente l'attività, ma devo passare prima per il comando, ottenendo quindi la valutazione del progetto positiva. La 66-3B sono strutture turistico-ricettive all'aria aperta, quindi diciamo è sempre B, quindi categoria B, ma è sottoclasse 3 rispetto a 2. Perché? Perché la 2 è relativa al primo rigo da 50 a 100 posti letto. La 3 è specifica per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta, quindi campeggi. Infine, se io sono oltre 100 posti letto, rientro nella 66-4C, quindi ci sarà sicuramente il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. Ora è importante capire qual è stato il cambio di paradigma rispetto al DPR del 37 del 98, ovvero prima per iniziare l'attività era necessario il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. Oggi la presentazione della SCIA costituisce per sé titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Quindi l'imprenditore che presenta la SCIA oggi, anche di un'attività di categoria A, può iniziare ad esercire senza problemi. Non deve aspettare che il funzionario del comando esca e vada a fare il controllo, vada a fare il sopralluogo, ma già la presentazione della SCIA è sufficiente a poter iniziare l'attività. Questo perché? Perché è il titolare, questo poi chiaramente lo vedremo in maniera più approfondita dopo, però già vi anticipo che il titolare certifica, segnala l'inizio dell'attività. Il tecnico abilitato assevera che sono rispettate le norme di sicurezza e di prevenzione incendi, e poi vedremo la figura del professionista antincendio che è l'unica figura abilitata a firmare un determinato tipo di documentazione, però lo vediamo dopo. Continuiamo a vedere questa disamina delle attività, queste sono le più comuni. La 67, come vedete, ha 4 sottoclassi e le categorie vanno da A a C. Sono le scuole di ogni ordine e grado, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, asili nido con oltre 30 persone presenti. Vi anticipo già, vi faccio notare che gli asili nido hanno una sottoclasse dedicata. E, di preciso l'attività è la 67-3B. Che cosa vuol dire? Che per l'asilo nido
con oltre 30 persone presenti, io devo passare per l'esame progetto. Non posso iniziare oggi l'attività con la scia, con la semplice scia, ma devo passare per appunto la valutazione progetto. Fino a 150 persone posso iniziare l'attività di scuola senza avere l'ottenimento senza passare per la valutazione progetto. Da 150 a 300 si passa in categoria B. Oltre le 300, come potete immaginare, si va in categoria C. Quindi si capisce che è un'attività di una certa complessità, di una certa rilevanza, e quindi non ci basta avere una valutazione progetto, vogliamo anche verificare poi in loco che siano state ottemperate tutte le... vogliamo avere la certezza che sia stato ottemperato tutto a secondo delle norme. Andiamo a aziende, quindi attività 71, aziende uffici con oltre 300 persone presenti, fino a 500 persone categoria A, da 500 ad 800 categoria B, oltre 800 categoria C. Quindi 74 centrali termiche, si ha categoria A, impianti per la produzione di calore alimentato a combustibile solido, liquido, gassoso, con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 350 kW. Ora, piccola parentesi per gli addetti ai lavori, come voi sapete c'è una sorta di zona grigia, nel senso che l'attività diventa soggetta al controllo dei vigili del fuoco nel momento in cui si superano i 116 kW, ma la regola tecnica si applica a partire da 35 kW. E quindi che cosa succede? Succede che fino da 35, quindi a 115, è il tecnico che, diciamo, ha la responsabilità, è il tecnico barra il titolare, hanno la responsabilità di rispettare quanto previsto dallo specifico DM, dalla specifica regola tecnica. Quindi, sebbene l'attività non è soggetta al nostro controllo, è comunque regolamentata da una normativa, insomma. E ci sono diversi casi di questo tipo di attività che non sono soggette ai controlli dei vigili del fuoco, ma che i titolari sono tenuti a rispettare una regola tecnica. Tornando alle centrali termiche, da 350 a 700 kW si va in categoria B, superiore ai 700 kW è categoria C. Quindi le autorimesse, come vedete, qua la situazione tra virgolette si complica un po', e qui pure si va dalla categoria A fino a categoria C. Le autorimesse fino a 1000 metri quadrati, quindi autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 metri fino a 1000 è categoria A. Poi il ricovero di locale adibito a ricovero natanti aeromobili di superficie superiore a 500 metri, di depositi mezzi rotabili al chiuso, treni tram di superficie superiore a 1000 metri, come vedete sono citati esplicitamente nelle sottoclassi. Quindi ricovero di natanti aeromobili oltre 500 fino a 1075-3B, superiore a 1075-5C. Il deposito di mezzo rotabile invece è direttamente categoria C, quindi 75-6C. Tornando alle autorimesse, quindi abbiamo detto fino a 1000 metri, superiore a 300, fino a 1000 categoria A, oltre 1000 fino a 3000 categoria B e oltre i 3000 categoria C. Quindi come vedete tutte le casistiche previste nella descrizione dell'attività sono coperte dalle relative sottoclassi. I procedimenti di prevenzione incendi hanno come linea guida, come cornice normativa, il DPR 151-2011, dove nell'allegato 1 sono riportato l'elenco delle attività soggette, quello che abbiamo appena visto, mostrarci di quello che abbiamo appena visto, e il decreto ministeriale del 7 agosto 2012, che è la modalità di presentazione delle istanze, dove, ripeto, ci sono tutti gli elementi che il tecnico deve conoscere e relative alla documentazione da allegare all'istanza di valutazione progetto, all'istanza di scia, e che devono appunto essere presentate al comando tramite il portale SWAT. Quindi, la valutazione dei progetti è disciplinata dall'articolo 3 del DPR e dall'articolo 3 del DM.
Quindi stiamo parlando chiaramente delle categorie B e C, quindi di quello che è, che prevede la valutazione progetto. La segnalazione certificata di inizio attività è l'articolo 4 del DPR e anche lo stesso articolo 4 del DM per tutte le categorie. Un altro, diciamo, è importante sottolineare anche questo aspetto di cambiamento rispetto al DM, al DPR del 98. Prima il titolo abilitativo era costituito dal certificato di prevenzione incendi, dalla più piccola centrale termica al più grande ospedale. Ora il titolo abilitativo non è più il certificato di prevenzione incendi, ma è appunto la SCIA. Il certificato di prevenzione incendi è rimasto, come dire, vedremo dopo, questa cosa la vedremo meglio dopo, però già vi anticipo che è rimasto nel linguaggio, nel lessico anche del legislatore, ma assume tutt'altra valenza, però appunto lo vedremo dopo. L'attestazione di rinnovo periodico della SCIA, ripeto, non del certificato, non del CPI, articolo 5, chiaramente è appannaggio di tutte le categorie, quindi categoria A, B e C. Normalmente si fa ogni 5 anni e sono rimaste ancora alcune attività che prevedono il rinnovo ogni 10 anni. Poi c'è la richiesta di deroga, articolo 7 del DPR, articolo 6 del DM. Categoria ABC più non soggette. Che cosa vuol dire questo non soggette? Pensiamo un attimo alle centrali termiche, all'esempio che abbiamo fatto prima. È una centrale termica di potenza compresa tra i 35 kW e i 116 kW. Come vi dicevo, questa attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma è soggetta alla regola tecnica. Ora, se io sono in condizione tale da dover necessariamente, che non posso ottemperare, non posso rispettare la regola tecnica, cosa faccio? Non installo la centrale termica? Chiaramente no. Devo fare richiesta di deroga appunto presso il comando dei Vigili del Fuoco. E poi questa richiesta di deroga, come sapete, va in direzione regionale, viene valutata dal CTR e tramite il comando viene poi espresso il parere. Il nulla osta di fattibilità, articolo 8 del DPR, articolo 7 del DM, come vedete è relativo soltanto alle categorie B e C. Perché? Cos'è il nulla osta di fattibilità? È una sorta di parere su specifici aspetti di prevenzione incendi, ad esempio le vie di esodo, ad esempio la compartimentazione, eccetera, eccetera. Quindi sono degli aspetti specifici che, in cui si vuole, tra virgolette, la benedizione del comando. Quindi è una sorta di passaggio preliminare alla valutazione del progetto. È una sorta di richiesta di parere su degli aspetti specifici. Quindi si fa apposita domanda, la ossa di fattibilità in... considerando l'aspetto che interessa, quindi per esempio l'esodo e la compartimentazione, eccetera, e il comando si esprime relativamente a quel singolo aspetto, che poi chiaramente può essere tenuto in conto quando poi si presenterà il progetto dell'intera attività, quando di solito si vuole avere per iscritto un parere da parte del comando su quello specifico aspetto. Verifica in corso d'opera, articolo 9 del DPR, articolo 8 del DM, per tutte le categorie A, B e C, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è relativo a una sorta di SCIA. Che cosa è la verifica in corso d'opera? Diciamo, è un passaggio intermedio che va dalla valutazione del progetto, quindi dall'approvazione del progetto, alla presentazione della SCIA, quindi all'inizio dell'attività. Infatti nel PIN specifico, quindi nell'istanza specifica, è richiesto come riferimento per il comando il progetto approvato. Quindi si richiede al comando al funzionario di uscire e di verificare quello specifico aspetto, che può essere appunto la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, e si ottiene una sorta di verifica, quindi di parere su quel preciso aspetto progettuale descritto. Quindi, ripeto, è un passaggio intermedio che va tra la valutazione del progetto, quindi l'approvazione del progetto. Il progetto è stato valutato, è stato approvato. Devo fare la SCIA, chiedo questo passaggio intermedio per tutta una serie di ragioni, insomma. E appunto il comando poi rilascia parere scritto. Quindi la verifica può avere un esito positivo o al limite esito negativo. La voltura, cos'è la voltura? Articolo 9 del DM. La voltura nient'altro è che il cambio di intestazione della titolarità di una determinata attività.
Come avrete sicuramente visto, sul modellino di scia c'è il titolare dell'attività che segnala appunto all'autorità, quindi a noi, al suo, a tutte le autorità coinvolte, che sta iniziando l'attività a nome di una certa ditta. Se un domani dovesse cambiare la titolarità, la voltura è l'istanza che permette di formalizzare questo cambio di titolarità dell'attività. Questo è il flusso dei procedimenti di prevenzione per categorie. Quindi diciamo è un sunto di tutto quanto ci siamo detti finora. Categoria A, attività a rischio basso e standardizzate. Si evita il passaggio di valutazione del progetto perché appunto stiamo parlando di un rischio basso e sono sostanzialmente standardizzate, quindi vuol dire che possono essere affrontate con regole tecniche di tipo prescrittivo, non di tipo prestazionale, che richiedono la valutazione appunto di un progetto. Quindi questa categoria A, queste attività di categoria A si avviano immediatamente tramite SCIA, contestuale deposito del progetto per categoria A, perché chiaramente, come disciplinato dal 7 agosto 2012, alla SCIA va comunque, quando non c'è un progetto agli atti, va comunque allegata una documentazione di tipo progettuale, quindi degli elaborati grafici, una relazione tecnica, oltre a tutta la serie di documentazioni specifiche che vanno sempre comunque presentate, anche per le SCIE, legate appunto a progetti di categorie, diciamo, superiori, B e C. Cosa succede? Si ha il sopralluogo a campione entro 60 giorni con rilascio della copia del verbale di visita su richiesta da parte del titolare, che chiaramente lui interessa a farsi rilasciare il verbale di visita tecnica, perché questo verbale, come dire, attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio a quella data per quella ditta. Categoria B, quindi attività a rischio medio non standardizzate, c'è quindi questo passaggio di valutazione del progetto entro 60 giorni, quindi il comando si deve esprimere entro 60 giorni. Ora, piccola parentesi, come può rispondere il comando a un'istanza di valutazione del progetto? Può rispondere o con l'approvazione o con la richiesta di documentazione integrativa entro 30 giorni. Che cosa succede? Il comando fa richiesta di documentazione integrativa entro 30 giorni, si interrompono i termini, si interrompono quindi questi 60 giorni, fino alla presentazione della documentazione richiesta. Una volta presentata la documentazione richiesta, riprendono i termini, insomma. E dentro i 60 giorni complessivi il comando si esprime. Dicevo, come può il comando può rispondere a una prima istanza di valutazione del progetto? Mediante l'approvazione, mediante la richiesta di documentazione integrativa, oppure mediante il preavviso di motivo ostativo. Il preavviso di motivo ostativo è dove sono, diciamo, dove ci sono enormi lacune non colmabili attraverso la presentazione di documentazione integrativa. Faccio un esempio: da normativa dovevano esserci degli idranti che invece non sono presenti né sulla tavola né sulla relazione tecnica, e lì chiaramente, tra virgolette, c'è poco da integrare. La documentazione integrativa può essere richiesta per aspetti non chiari, ma non è che si può stravolgere quanto già presentato agli atti. Quindi, dopo il preavviso di motivi ostativi, entro 10 giorni si deve appunto rispondere, mediante appunto solamente documenti di tipo chiarificatore, di tipo esplicativo, non con delle, tra virgolette, sostituzioni di situazioni. Dopodiché, passati 10 giorni, il comando può, tra virgolette, può rigettare, può bocciare, diciamo, il progetto presentato, oppure può accoglierlo, però, diciamo, è abbastanza inusuale. Il preavviso di motivi ostativi di solito è seguito dalla bocciatura. Quindi categoria B, valutazione progetto, presentazione della SCIA, sopralluogo a campione, entro 60 giorni, e rilascio copia verbale di visita tecnica richiesta. Infine, per le attività di categoria C, denominate attività ad alto rischio, si ha la valutazione del progetto con le tre risposte che ho detto prima, si ha la presentazione della SCIA, e entro 60 giorni c'è il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco, da parte nostra, con rilascio del CPI. Ma che cos'è questo CPI? Il CPI non è più, cioè si chiama
continua a chiamarsi CP, ma non è nient'altro che un verbale di visita tecnica per un'attività di categoria C. Quindi attesta semplicemente il rispetto della normativa antincendio a quella data. E, ripeto, non è quello che scade, ma è la SCIA, tra virgolette, a scadere, che ha validità di 5 anni, non il CP. Il CP è semplicemente una fotografia di quell'istante. Stop. Dicevo, i soggetti coinvolti. C'è il titolare dell'attività che segnala, tramite una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività, la cosiddetta SCIA, quindi segnalazione certificata di inizio attività. SCIA chiaramente antincendio. Qui stiamo parlando di procedimenti antincendio, quindi da non confondere con la SCIA di tipo edilizio, che è tutt'altra cosa. Il tecnico abilitato assevera la conformità dell'opera sotto il profilo antincendio, e c'è proprio il modello di asseverazione a firma di tecnico abilitato. Il tecnico abilitato nient'altro è che un ingegnere, un geometra, un architetto, un perito iscritto all'albo. Il professionista antincendio, iscritto negli albi speciali del Ministero dell'Interno, certifica, quindi è quello che timbra e firma i modelli CERTIMP, CERTREI, ICPROD, che è una figura diversa dal tecnico abilitato. Cioè, il professionista antincendio è sicuramente diciamo un tecnico abilitato che, oltre a essere iscritto all'albo, ha frequentato un corso e ha superato un esame finale per essere poi iscritto negli albi speciali del Ministero degli Interni e quindi ha un numero progressivo di iscrizione negli elenchi ed è l'unica figura che può appunto firmare questi documenti citati qui, quindi CERTIMP, CERTREI, ICPROD. Ed è richiesta appunto una conoscenza specifica che non è detto che abbia il tecnico abilitato semplicemente, quindi frequentando università, frequentando corsi di aggiornamento, ma bisogna seguire un percorso di formazione specifico. Allora, la valutazione dei progetti. Quindi stiamo parlando di attività di categoria B e categoria C. In ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, un attimo solo, del DPR 151, articolo 3 del 7 agosto 2012, la domanda di valutazione progetto riguarda di categoria B e C in relazione a nuove attività, modifiche di attività esistenti con aggravio di rischio, e gli allegati sono la documentazione conforme all'allegato 1 del DM 7 agosto 2012 a fine tecnico abilitato e l'attestato del versamento. Questo dualismo lo vedremo meglio alla fine del nostro percorso di oggi. Nuove attività, diciamo, quindi è tra virgolette banale, devo fare una nuova attività, faccio una valutazione, capisco di essere in categoria B o in categoria C e quindi faccio la valutazione dei progetti. Se invece ho una modifica di un'attività esistente con aggravio del rischio, come vedremo, si devono riattivare le procedure di cui all'articolo 3, quindi si deve fare una nuova valutazione del progetto. Dopo parleremo in maniera più specifica di queste modifiche di attività esistenti con aggravio del rischio. Gli allegati sono i documenti da allegare alla nostra istanza, cioè quindi una documentazione conforme all'allegato 1, firma di tecnico abilitato, che consiste sostanzialmente in una relazione tecnica e degli elaborati grafici, che devono avere delle caratteristiche precise riportate qui, e poi l'attestato del versamento alla tesoreria del comando provinciale, in questo caso di Como. La SCIA. L'articolo 4,1 del DPR 151 prevede che per le attività di cui è l'allegato 1, istanza di cui al comma 2, è presentata al comando prima dell'esercizio dell'attività mediante segnalazione certificata di inizio attività corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui l'articolo 2,7. Quindi, oltre al PIN della SCIA, nel DPR 151 e anche nel decreto 7 dell'agosto 2012 sono riportati è riportato un elenco di tutte le certificazioni e documentazioni che devono essere allegate alla SCIA. Il comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione dei relativi allegati e in caso di esito positivo ne rilascia ricevuta. Ora, cosa vuol dire completezza formale dell'istanza? Come vedrete meglio più avanti, anche da parte dei colleghi di Infocamere e della Camera di Commercio,
Quando si presenta la pratica sul portale di impresa in un giorno, è il tecnico che indica cosa allegherà. Indica due certificazioni, due CERT-REI, un DIC PROD e 4 3708, quindi dichiarazioni di conformità. La completezza formale consiste soltanto nel verificare che siano state allegate questi documenti, cioè dei file con questo nome. Quindi la completezza formale non entra nel merito, cioè l'operatore SUAP e l'operatore dell'ufficio di prevenzione incendi del comando non apriranno i file, se chiaramente questo sarà compito del funzionario istruttore della pratica, che qualora gli dovesse venire assegnata. Però la completezza formale vuol dire questo: il tecnico ha dichiarato di presentare 3 CERT-REI, ci sono i 3 CERT-REI, perfetto, ok. Quindi la completezza formale è questa. La segnalazione, quindi, continuando a parlare di SCIA, i responsabili delle attività di categoria ABC devono presentare al comando QF la SCIA al fine di poter avviare l'attività di impresa. Quindi la SCIA, oltre alla segnalazione, quindi oltre alla istanza di SCIA in senso stretto, deve essere corredata anche da altri allegati, sottoscritti dal responsabile dell'attività, da tecnico abilitato, dal professionista antincendio e dalle salvature. Ora, come entrano in gioco tutti questi soggetti? Il responsabile dell'attività firma la segnalazione di certificato di inizio attività, è quello che firma la SCIA. Il tecnico abilitato è colui che assevera il rispetto della normativa antincendio, il rispetto della normativa. Il professionista antincendio firma i suoi specifici documenti, quindi sicuramente il CERT-REI, sicuramente il DIC PROD, sicuramente eventuali CERT-IMP, e l'installatore firma le dichiarazioni di conformità. Quindi l'installatore dell'impianto elettrico firmerà la sua dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Tutta questa... chi lo fa il controllo? Perché abbiamo detto che l'operatore allo sportello fa solamente un controllo di tipo formale. Il controllo, diciamo, è in capo al tecnico abilitato che assevera la situazione, che firma l'asseverazione. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta, comunque denominato, è sostituito da una segnalazione corredata da dichiarazione, attestazione, asseverazione di tecnici abilitati e di idonei elaborati. L'attività quindi può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. Questo è quello che dicevo in precedenza, quindi la SCIA crea effetto. Il titolare, una volta che ha presentato la SCIA, sta in regola, può esercire, può alzare la serranda. Quindi la ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA equivale a titolo abilitativo ai fini dell'esercizio dell'attività ai fini antincendio. L'amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti, entro 60 giorni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione pericoli, salvo che, ove possibile, interessato si conformi alla normativa entro un termine prefissato. In caso di esito positivo dei controlli a campione, per le categorie A e B è previsto, su richiesta di interessato, il rilascio di copie del verbale della visita tecnica, come dicevamo in precedenza. Solo per le attività di categoria C, il comando, in caso di esito positivo dell'ispezione, rilascia il certificato di prevenzione incendi. Ora, prima di parlare in maniera più specifica del CPI, voglio sottolineare questo aspetto. L'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. Cosa vuol dire? Vuol dire che esce il funzionario dei vigili del fuoco e non è lui che ha l'autorità di chiudere l'attività, ma è in questo caso il prefetto. Quindi il funzionario esce, la visita tecnica ha esito negativo e il comando scrive in prefettura affinché il prefetto prenda adeguati provvedimenti. Quindi l'amministrazione, l'autorità che deve chiudere, che quindi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, non sono i vigili del fuoco, ma è la prefettura. Diciamo, questa cosa è importante sottolinearla. Quindi, CPI, certificato di prevenzione incendi, che cos'è? Non è più il provvedimento finale del procedimento amministrativo, ma costituisce solamente il risultato del controllo effettuato. Non ha una validità temporale, come dicevo, non ce l'ha più il CPI, ma ce l'ha la SCIA, che è quello il titolo abilitativo ed è quella che va rinnovata periodicamente, non il certificato di prevenzione incendi.
Quindi è soltanto un attestato, soltanto ha, diciamo, il valore di attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, non è più il titolo abilitativo. Prima abbiamo parlato delle modifiche alle attività esistenti. Come possono essere inquadrate queste modifiche? Perché, diciamo, in base alle modifiche che si hanno, si possono prendere degli iter, diciamo, completamente diversi. Possono essere non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, oppure, ovvero considerate come non sostanziali da specifiche norme tecniche, e vanno semplicemente documentate al comando in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio, quindi una volta ogni 5 anni per la stragrande maggioranza delle attività. Rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, quindi sostanziali, e queste sono sostanziali, possono essere o di aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, in questo caso si presenta una nuova scia per le attività di categoria A, oppure si riparte dalla valutazione progetto per le attività di categoria B e C, con successiva chiaramente presentazione della scia. Oppure, se non c'è un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, si fa una scia, una nuova scia, per le categorie appunto A, B e C, più una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio a firma di professionista antincendio. Ora, come faccio a capire se le modifiche sono sostanziali o non sostanziali? Bisogna fare riferimento all'allegato 4 del decreto del 7 agosto 2012. Lì sono indicate, c'è un elenco delle modifiche sostanziali, ovvero rilevanti, che le riportiamo appunto qui. Ripeto, questo è uno stralcio dell'allegato 4 del DM 7 agosto 2012. Queste modifiche, se riesco a inquadrare la mia modifica all'interno di questo recinto qui, sono sicuramente di fronte a una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio. Quindi cosa devo fare? Facciamo un passo indietro. O sono in condizione di fare una scia più una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, quindi il professionista fa un'analisi del rischio e dichiara che non c'è un aggravio del rischio incendio. Quindi se è in condizione di poter fare questa cosa, allora si persegue questa strada. Altrimenti, se la modifica è quindi sostanziale e in più c'è un aggravio del rischio, deve ripartire l'iter dall'inizio. Quindi per le attività di categoria B e C si deve ripresentare un nuovo progetto, per le attività di categoria A si deve presentare una nuova scia. Quindi B e C chiaramente il progetto è propedeutico poi per poter presentare la nuova scia, che è quello, ripeto, il titolo abilitativo. Quindi quali possono essere le modifiche rilevanti? Una variazione delle sostanze delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività significative ai fini della sicurezza antincendio, quindi incremento della quantità complessiva in massa, o sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio. Ad esempio, un serbatoio dove fino a ieri tenevo gasolio, lo voglio utilizzare per la benzina, questa è una modifica rilevante con aggravio del rischio. Modifica dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti, alias aumento del carico di incendio, tale da superare la classe specifica della resistenza al fuoco. Modifica di impianti di processo, ausiliari tecnologici dell'attività significativi ai fini della sicurezza antincendio che comportino o un incremento della potenza o dell'energia potenziale o la modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti. Se io cambio le vie di esodo, chiaramente quella è una modifica rilevante. Se c'è aggravio o meno, lo deve stabilire il professionista, perché io posso anche avere una modifica delle mie vie esodo, ma che i percorsi hanno la stessa lunghezza, il numero di vie d'uscita resta lo stesso, quindi è un caso in cui si può fare una scia con la dichiarazione di non aggravio. Le modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio, modifica sostanziale della destinazione d'uso del layout dei locali dell'attività, modifica sostanziale della tipologia o layout del sistema produttivo, incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività, modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali. Modifica sostanziale della compartimentazione, dei sistemi di ventilazione, dei sistemi di protezione attiva.
modifica della misura di protezione per le persone, quindi incremento del numero di occupanti, eccedente il dimensionamento dei sistemi di via d'uscita, aumenta l'affollamento, modifica sostanziale con aggravio, modifica della tipologia di occupanti o loro diversa distribuzione, modifica sostanziale dei sistemi di via d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, eccetera, eccetera. Insomma. Quindi, ripeto, nell'allegato 4 al DM 7 agosto 2012 trovate quali sono le modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Io ho terminato e passo la parola ai prossimi relatori. Grazie per l'attenzione. Grazie all'ingegner Galante per questa illustrazione del quadro normativo di riferimento, per tutti gli approfondimenti che ci hanno aiutato a comprendere come orientarci nella presentazione delle istanze, dei procedimenti. Ora, con il prossimo intervento, guardiamo come il territorio si è strutturato con riguardo alla distribuzione degli sportelli unici per le attività produttive sul territorio di Como e di Lecco, con l'intervento della dottoressa Fiamma Locati. In particolare, verrà illustrato anche il ruolo e le funzioni alla luce della normativa di riferimento e del SUAP, quale amministrazione procedente alla quale presentare le istanze telematiche. Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie dottoressa Mauri. Come anticipato, quindi insieme faremo una breve fotografia di quello che è il territorio delle province di Como e Lecco in relazione ai SUAP, un inquadramento quindi della situazione anche dal punto di vista normativo, per poi passare ad una parte più operativa e pratica. Partiamo dal territorio di Como. Come sapete abbiamo 148 comuni, 95 dei quali gestiscono il SUAP in forma singola, mentre li trovate sulla cartina in colore blu, mentre 53 lo gestiscono in forma associata, li trovate qui individuati dal colore giallo, in arancione invece i capofila. Troviamo infatti sul territorio 7 associazioni di medio-piccole dimensioni, per un totale di 102 SUAP sul territorio comasco. Una piccola parentesi. Il comune di Pusiano fa parte del territorio di Como, ma in realtà rientra in un SUAP associato di Lecco, appunto il SUAP del lago di Pusiano. Passiamo alla seconda fotografia, che riguarda in questo caso il front-end, il front office, quindi la piattaforma scelta per la presentazione delle pratiche telematiche appunto sul territorio di Como. Vediamo che il livello di omogeneità, uniformità è sicuramente molto elevato, infatti dei 148 comuni sono 145 che hanno deciso di utilizzare come soluzione quella offerta gratuitamente dal sistema camerale, ovvero Impresa in un giorno. Sono solo 3 i SUAP singoli, quindi i 3 comuni ad utilizzare rispetto ai 102 SUAP del territorio soluzioni differenti. In particolare abbiamo un SUAP che utilizza ancora la PEC, un SUAP Globo e un SUAP Alley. In realtà vi anticipiamo che da gennaio del 2022 il SUAP che utilizza la PEC andrà a confluire in un SUAP associato che utilizza Impresa in un giorno e quindi andremo a coprire il 98,6% del territorio. Passando invece alla provincia di Lecco, vedete gli 84 comuni, abbiamo nella provincia, 59 dei quali gestiscono il SUAP in forma singola, sempre in colore blu, mentre 25 lo gestiscono in forma associata, li trovate qui in giallo, e abbiamo in particolare 3 associazioni, vedete in arancione i capofila, per un totale di 62 SUAP. In particolare sul territorio abbiamo un SUAP associato, il SUAP della Comunità Montana Valsassina, che comprende ben 21 comuni e che gestisce il SUAP in collaborazione con la Camera di Commercio di Como Lecco. Passando invece alla fotografia relativa al front office, al front end, in questo caso abbiamo raggiunto il 100% del territorio, per cui appunto tutti i SUAP, i comuni del territorio, utilizzano la piattaforma camerale Impresa in un giorno. Quando si parla di SUAP, sapete, il riferimento normativo è il DPR 160 del 2010, il quale afferma all'articolo 2
che il SUAP è unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti. Infatti, le comunicazioni al richiedente devono essere trasmesse esclusivamente dal SUAP. SUAP che è chiamato a coordinare le pubbliche amministrazioni coinvolte ed assicurare una risposta unica, tempestiva e telematica proprio in luogo a tutti gli uffici comunali e i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo. Concetti, principi questi che sono stati poi ripresi e ritroviamo nella legge regionale, la legge di semplificazione 11 del 2014, la quale in particolare sottolinea l'importanza del dialogo telematico tra questi soggetti. Scusate. Oggi con questo webinar e grazie alla collaborazione e al supporto attivo del comando, che ringraziamo, vogliamo proprio andare ad individuare i compiti e i ruoli dei soggetti coinvolti, in particolare del SUAP e in questo caso del comando dei Vigili del Fuoco. Quindi abbiamo detto, mentre il SUAP è unico punto di contatto per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative che riguardano la sua attività, quindi opera telematicamente sia nei confronti del richiedente che delle pubbliche amministrazioni, che coordina e assicura appunto, come abbiamo visto, una risposta unica, tempestiva e telematica in luogo a tutti gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni coinvolte, il comando dal canto suo deve quindi dialogare unicamente con lo sportello. Per qualsiasi comunicazione o richiesta di integrazione non deve passare direttamente all'impresa, ma deve appunto interfacciarsi con il SUAP. Questo, tra le varie conseguenze, determina appunto che non è più necessario che il comando inoltre all'utente copia della protocollazione della pratica, ma la ricevuta rilasciata dal SUAP è titolo valido per appunto avviare l'attività, naturalmente nel caso di scia. Quindi è sufficiente la presentazione per attestare l'avvenuta presentazione della pratica. Qui vi abbiamo riportato in modo molto sintetico il flusso di una pratica. Abbiamo detto SUAP unico punto di contatto e questo ha tra le varie conseguenze appunto il fatto che la ricevuta rilasciata dallo sportello è sufficiente ad attestare l'avvenuta presentazione della pratica. Rimane in capo al SUAP l'obbligo previsto a livello normativo di alimentare il fascicolo informatico d'impresa gestito dalle Camere di Commercio. Infatti questo consente all'imprenditore di poter consultare i documenti presentati al SUAP tramite il cassetto digitale dell'imprenditore. Magari qualcuno di voi lo conosce, ne parlerà in modo più ampio la mia collega Gaia Milani in seguito. Diciamo brevemente, si tratta di quel repository, di quel cassetto appunto a cui è possibile accedere gratuitamente con SPID e CNS per ottenere documenti ufficiali, quali appunto visure, bilanci, appunto anche la documentazione inoltrata al SUAP. Quindi, sinteticamente, mentre il SUAP è appunto autorità procedente e responsabile della corretta gestione del procedimento amministrativo, quindi è chiamato a curare i rapporti tra le amministrazioni coinvolte e il richiedente, ad effettuare l'istruttoria formale della pratica e quindi trasmettere il provvedimento unico finale, dall'altra parte abbiamo in questo caso il comando, l'ente territoriale, quale autorità competente, che quindi è responsabile dell'endoprocedimento, andrà ad istruire la pratica nel merito e, dove è previsto, adotterà pareri ed emanerà il provvedimento di propria competenza. Abbiamo parlato del DPR 160 del 2010, sapete che questo presenta un allegato tecnico che declina appunto le specifiche tecniche del SUAP telematico. E vi anticipiamo che questo allegato è oggetto di una proposta di aggiornamento proprio in tema di interoperabilità. Infatti, brevemente, diciamo che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato un iter a livello nazionale di standardizzazione dei moduli SUAP e individuato Agid come soggetto coordinatore del tavolo tecnico di interoperabilità, intesa proprio come la capacità dei sistemi informatici di cooperare, scambiandosi quindi informazioni o servizi. Dal 2017 Agid ha iniziato a colloquiare e dialogare con le pubbliche amministrazioni interessate, tra cui appunto anche il Comando Nazionale dei Vigili, e ha individuato dei principi, delle regole di interoperabilità, che abbiamo qui riassunto. Per cui non è sufficiente solo definire dei moduli SUAP digitali, ma è appunto necessario
condividere processi di interoperabilità ed individuare l'insieme delle esigenze di scambio tra i sistemi informatici. Questo ha portato appunto all'elaborazione di una proposta di aggiornamento dell'allegato tecnico, la quale prevede in particolare tre linee di intervento. La prima riguarda il front office, quindi tutti i SUAP si devono dotare di un front office che consente l'interazione proprio con i soggetti che hanno presentato la pratica al SUAP e che quindi riescono a gestire, o meglio seguire l'intero iter di gestione della pratica sino alla sua conclusione. Ogni SUAP si deve dotare poi di un back office che riceve la pratica dal front office e assicura il coordinamento con tutti i soggetti coinvolti, tra cui gli enti terzi che si devono dotare anch'essi di un back office che consente non solo di ricevere la pratica dal back office del SUAP, ma anche di svolgere proprio tutte quelle attività necessarie per adottare pareri di propria competenza. Ecco, tutto questo ha portato all'attivazione dell'interoperabilità tra i due portali, Impresa in un giorno e Prince. Infatti sapete probabilmente che in seguito alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Comando Nazionale dei Vigili e il sistema camerale, dal 28 giugno è disponibile proprio una nuova versione dei procedimenti di prevenzione incendi, i cosiddetti modelli PIN, ora compilabili online e interoperabili col sistema Prince. Per cui vi siete probabilmente accorti che dal 28 giugno non è più necessario appunto allegare un allegato Word scansionato, ma appunto la piattaforma Impresa in un giorno vi aiuta, vi guida nella compilazione di questi modelli PIN, quindi vi guida nell'inserimento dei vari dati nei campi appositi, in modo tale che una volta inoltrata la pratica dal SUAP al comando, questi dati appunto vengono acquisiti direttamente da Prince e qui insieme a quella che è la documentazione poi allegata all'istanza. Questo cosa consente? Da un lato sicuramente di ridurre quelli che sono gli errori nella fase di compilazione, ma anche una maggiore efficienza e efficacia nella gestione proprio della pratica, in quanto la ritroviamo nella pancia di Prince e quindi direttamente viene caricata nel loro gestionale. Come effettivamente presentare una pratica? Sapete, Impresa in un giorno è il punto di accesso unico per tutti i suoi SUAP italiani. Cosa significa? Che inserendo il nome del comune a cui noi vogliamo inoltrare la pratica, inserendolo in questa sezione, verremo catapultati direttamente proiettati a quella che è la piattaforma telematica che è stata scelta dal SUAP del comune di riferimento. Per cui abbiamo fatto l'esempio del SUAP di Como, inserendo appunto il comune Como, saremo proiettati in questa pagina, dove troveremo non solo i contatti, quali i responsabili, ad esempio anche informazioni quali la tipologia di SUAP, ma trovando questo logo, appunto il logo della Camera di Commercio, ci sta ad indicare che il SUAP utilizza la piattaforma camerale, quindi la piattaforma messa a disposizione dal sistema camerale gratuitamente, Impresa in un giorno. Come accedere a questa piattaforma? Probabilmente lo sapete che dal 30 settembre 2021, in ottemperanza di quanto individuato dal decreto semplificazioni del 2020, non è più possibile accedere con username e password, quindi con delle autenticazioni, chiamiamoli deboli, ma è necessario utilizzare autenticazioni forti, appunto ad esempio CNS, SPID, la carta d'identità elettronica oppure l'autenticazione dei comunitari EIDAS. Una volta effettuato l'accesso, ma diciamo che questo lo vedremo in modo più approfondito con la mia collega Gaia Milani, una volta effettuato l'accesso ci ritroveremo in questa sezione, probabilmente la conoscete molto bene, un elenco di attività che segue un ordine che è quello dell'ordine del codice Ateco. Ecco, i procedimenti di prevenzione incendi li troveremo o nelle singole attività oppure nella sezione ad hoc edilizia, ambiente e altri adempimenti. Cliccando infatti questa voce si aprirà poi questa schermata, dovremo andare a cliccare la voce altri adempimenti, prevenzione incendi ed ecco che ritroveremo i nostri modelli PIN dall'1 al 7, compilabili online, abbiamo visto, digitalizzati. Non è prevista la medesima compilazione online per gli ultimi due, ovvero relativi ai depositi di GPL, su indicazione del comando, perché sapete questi essere relativi comunque a attività relative ai soggetti privati.
Io con questo ho concluso, vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola ancora alla dottoressa Mauri. Buon pomeriggio. Bene, abbiamo colto anche qual è la dimensione territoriale di riferimento e qual è il percorso di trasformazione digitale, di cambiamento anche dei processi che è stato avviato a livello nazionale e che ha delle concrete ripercussioni anche a livello regionale. Sono stati molto significativi i dati raggiunti a livello regionale per quanto riguarda anche le attività del front-end, per quanto riguarda gli sportelli unici per le attività produttive, un percorso di Lombardia e il sistema generale lombardo hanno guidato in questi anni una stretta collaborazione nell'ottica di favorire sempre di più l'operato dei professionisti, degli utenti e la relazione con le pubbliche amministrazioni. Bene, ora entriamo nel merito di alcune indicazioni operative per aiutare attraverso questa simulazione anche a cogliere quali sono le modalità di presentazione delle istanze telematiche attraverso il portale Impresa in un giorno. Do quindi la parola alla dottoressa Gaia Milani del servizio di Impresa Lombardia per l'illustrazione di questa tematica. Buon pomeriggio a tutti, grazie dottoressa Mauri. Io passerei subito alla dimostrazione pratica appunto di una presentazione di una pratica di prevenzione incendi. Ora, ecco, io ero già salita su Impresa in un giorno come ci aveva mostrato la collega Locati, vi ricordo appunto che l'accesso è possibile dal 30 settembre solo con credenziali di autenticazione forte. Io in questo caso avevo appunto scelto il suo app di Como, per il quale vedete il logo della camera e che quindi utilizza l'applicativo Impresa in un giorno, che è l'applicativo camerale, però ricordo che sul territorio la stragrande maggioranza dei SUAP, anzi quasi la totalità, utilizzano Impresa in un giorno, quindi anche voi se lavorate su più territori vi troverete comunque ad utilizzare sicuramente questo gestionale. Passiamo a compilare una pratica. Compilo una pratica. E appunto sono nella prima pagina in cui posso o compilare una nuova pratica e posso quindi descrivere qui in questo campo libero che cosa andrò a compilare. Quindi per esempio posso scrivere PIN Rossi SRL. Oppure se per chi di voi magari presenta più pratiche o anche addirittura più pratiche per lo stesso cliente, c'è addirittura la possibilità di importare dati da una pratica precedentemente presentata. In questo caso ci sono, come vedete, dei filtri che potete scegliere per ricercare la pratica. Vi ricordo però che se fate questa scelta, Impresa in un giorno vi riporterà tutti i dati della pratica precedente, quindi ricordatevi, diciamo, di correggerli poi. Confermiamo e proseguiamo. Perfetto. In questa pagina vediamo poi, diciamo, le autorizzazioni ad agire sulla pratica. Probabilmente lo saprete già, però oltre a me, che quindi io sono il creatore della pratica, che vedete qui il mio, diciamo, il mio identificativo, c'è la possibilità di aggiungere delle persone. Cosa significa aggiungere delle persone? Significa che voi potete far entrare nella pratica delle altre persone. E quindi, per esempio, questa opzione è molto utile per quelle pratiche particolarmente complesse che magari richiedono la presenza e la collaborazione di più professionisti. Per farlo è semplicissimo, basterà inserire il codice fiscale del vostro collega, per esempio, e scegliere i livelli di autorizzazione. Quindi se volete per esempio che possa modificare, possa inserire per esempio documenti, dovrete mettere lettura e scrittura. Se invece per esempio volete solo far accedere il vostro cliente per vedere come sta andando la pratica, potete fare solo la lettura. Confermate e la pratica vi verrà, la persona verrà aggiunta alla pratica e potrà accedere. Come vedete sono ora arrivata sulla pagina di cui ci parlava Fiamma, dove troviamo tutto l'elenco delle attività per le quali posso presentare le pratiche. Le varie attività appunto sono suddivise e sono ordinate in base ai codici Ateco
Per quanto riguarda i procedimenti di prevenzione incendi, io li posso trovare o per esempio all'interno di ogni attività, pensiamo per esempio quando voglio aprire un'attività di centro commerciale, quindi devo presentare contestualmente anche una pratica di prevenzione incendi. Se invece lo voglio fare, diciamo, indipendentemente, bisognerà andare in questa sezione, edilizia, ambiente, altri adempimenti, schiacciare conferma, andare in altri adempimenti, vedete prevenzione incendi, schiacciare prevenzione incendi e troverò tutta la lista dei modelli di prevenzione incendi di cui abbiamo parlato. Ripeto, al momento la digitalizzazione è stata prevista solo per i modelli da PIN 1 a PIN 7 e non è stata prevista per il deposito di GPL. Quindi per questi ultimi dovrete continuare a allegare la scansione. Per gli altri invece andremo adesso a vedere come sono le nuove sezioni che dovete compilare per andare poi a formare la pratica. Io scelgo in questo caso per esempio una segnalazione certificata inizio attività, quindi PIN 2, confermo e continuo. In questa pagina vedete, diciamo, il destinatario della pratica, questo perché appunto, come vi dicevo prima, c'è la possibilità di presentare magari la pratica contestualmente anche all'avvio di un'attività e quindi bisognerebbe comunicarlo anche al registro imprese, però in questo caso noi proseguiamo senza cambiare il destinatario. Arriviamo alle scelte eventuali. Le scelte eventuali sono molto importanti, perché in base ai flag e alle scelte che noi dichiariamo, la pratica creerà delle apposite sezioni che io devo compilare. Quindi, per esempio, se la mia attività dovesse rientrare nelle categorie B, C, di cui ci ha parlato l'ingegnere precedentemente, dovremmo flaggare questo quadratino. Io in questo momento non lo faccio, quindi la mia attività sarà un'attività rientrante nella categoria A. Mi soffermo poi sulla terza scelta eventuale. Questa scelta eventuale in cui io flaggo e dico di essere un soggetto munito di procura speciale. Vorrei fare un affondo su questa tematica perché spesso so che ci sono delle remore o ci sono dei dubbi sull'utilizzo della procura speciale, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, le responsabilità. Ma andando ad analizzare il contenuto, si vede che l'incarico che io do con la procura speciale è l'incarico per la firma digitale, quindi per la posizione della mia firma digitale sulla pratica swap che sto andando a presentare. Le dichiarazioni, invece, come vedete da questa sezione, sono rese da chi conferisce la procura speciale, quindi in questo caso dal vostro delegante, dal vostro cliente, e la responsabilità di eventuali dichiarazioni non veritiere ricadono proprio sul soggetto che le ha fornite, quindi non su voi come professionisti. Voi come procuratori vi limitate semplicemente ad attestare che le dichiarazioni che state presentando, i documenti che state presentando, sono così come li avete ricevuti dal delegante, dall'impresa, e questo principio è anche stato recentemente sancito dalla Corte di Cassazione. Quindi diciamo che non dovete avere paura nell'utilizzare questo istituto. Tanto più perché se voi presentate una pratica come procuratori speciali, una volta inviata, se non flaggate questa scelta eventuale, non la troverete più nelle vostre pratiche inviate, quindi nella vostra My Page. E inoltre, nella parte finale, non si creerà, come dicevo, la dichiarazione specifica per la procura. Quindi vi invito a utilizzare e a flaggare correttamente questa opzione se effettivamente state agendo in veste di procuratori speciali. Proseguiamo. Ecco, come vedete adesso ci mette un attimino perché in questo momento sta proprio creando le varie sezioni della pratica. Come vedete ho l'intervento che ho selezionato, quindi la scia per impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi. In questo caso l'amministrazione competente è il comando dei vigili del fuoco. Proseguiamo, troviamo la scheda anagrafica, che è, diciamo, una dichiarazione che troviamo in tutte le pratiche, in cui dovete riportare
le informazioni anagrafiche del vostro cliente, se si tratta di un cliente, diciamo, iscritto alla CIA, basterà inserire il codice fiscale partita IVA per recuperare la maggior parte dei dati. Ecco che, avendo io poi flaggato l'opzione della procura speciale, ho qui la sezione dedicata alla qualifica ai dati del procuratore. Anche in questo caso si tratta di una sezione anagrafica dove devo inserire i miei dati. Come vedete, essendo io la creatrice della pratica e avendo io flaggato che sto diciamo presentando come procuratore, già la piattaforma mi guida e mi riempie i campi del nome e del codice fiscale. Oggetto della pratica, questa è una sezione libera in cui potete scrivere e descrivere quello che state andando a presentare, quindi per esempio in questo caso potremmo scrivere PIN Rossi SRL e la descriviamo. Domicilio elettronico, anche in questo caso basterà inserire il proprio domicilio elettronico e bisognerà dichiarare che nel caso venga indicata una casella, quindi un domicilio, di posta elettronica che non si ha la certezza dell'esito dell'arrivo, si scarica la responsabilità. Ci sono poi le dichiarazioni di consapevolezza, l'informativa sulla privacy, che sono comuni a tutte le pratiche, l'indirizzo dell'attività, perché appunto, come sapete, per i vigili del fuoco comunque le varie pratiche si rifanno anche ai vari impianti, e si passa poi alle sezioni proprio specifiche alla scia di prevenzione incendi. Questa è proprio la parte che prima eravate abituati a compilare manualmente e che poi scansionavate, quindi l'intestazione. Ecco, nell'intestazione dovrete indicare la pratica di riferimento ai vigili del fuoco, se è già stata presentata una pratica di riferimento. È molto importante perché appunto i vigili del fuoco risalgono in base al numero che voi segnalate, però appunto se non avete presentato pratiche precedenti per quell'impianto basterà indicare 0. C'è poi questa parte in cui dovrete sempre diciamo flaggare varie opzioni e inserire eventualmente il tipo di attività. Vi faccio notare che qui se io avessi flaggato la scelta eventuale che la mia attività rientrava nella categoria B e C, avrei avuto un'altra opzione, mentre io non l'avevo flaggata, pertanto ho la possibilità solo di flaggare queste due opzioni nelle quali rientrano le attività di categoria A. Qui dovrò appunto descrivere il tipo di attività, per esempio deposito legna da ardere, e proseguo. Quest'altra sezione è poi dedicata al tipo di categoria, numero e sottoclasse di attività che io vado a denunciare. Appunto l'ingegner Galante prima ce ne ha parlato approfonditamente. In questo caso, ripeto, io non avevo dato la possibilità di la mia attività, avevo dichiarato che rientrava solo nella categoria A, pertanto la possibilità solo di flaggare la categoria A. Una volta che ho flaggato, poi c'è qui tutta la lista delle attività che rientrano nella categoria A, e quindi ho l'ausilio anche per trovare l'attività, la classe, la categoria e la descrizione. Ci sono poi, ecco, vi faccio notare che se io proseguo senza salvare, il gestionale mi chiede di salvare, perché se no non verranno flaggate le mie opzioni, non verranno salvate le mie opzioni. C'è poi la parte delle dichiarazioni, anche in questo caso bisognerà semplicemente flaggarle per andare avanti. In questo caso ci chiede dove si può trovare il resto della documentazione tecnica. In questo caso, se è la sede dell'attività, basterà flaggare e il gestionale recupererà il dato che è già presente in piattaforma. Se invece è un altro indirizzo, mi darà la possibilità, come vedete, di inserirlo. Vado avanti. C'è la distinta di versamento. La distinta di versamento è dove devo appunto segnalare che io ho pagato ai vigili del fuoco la somma dovuta, insomma, e dovrò anche allegare appunto la ricevuta, la copia del versamento. I dati per la corrispondenza, anche in questo caso
se l'indirizzo è il medesimo che ho già segnalato non dovrò compilarlo, se invece è diverso io fleggando avrò la possibilità di segnalarlo. Sono poi i dati del delegato e anche in questo caso posso compilarli. Scusate, proseguo. C'è poi la parte dedicata all'asseverazione del professionista abilitato per la sicurezza antincendio. Questa parte è, diciamo, sicuramente la conoscete meglio di me, però è la medesima che compilavate cartaceamente, dovrete riportare quindi tutti i dati del professionista e tipo di attività, il tipo di documento, eccetera. C'è poi la parte in cui creare la distinta della documentazione tecnica allegata, in cui appunto, come diceva prima l'ingegnere, dovrete riportare il numero di atti, il numero di elaborati che poi andrete ad allegare. Anche in questo caso però lo conoscerete sicuramente meglio di me. Infine c'è una parte di dichiarazioni relative ai diritti di segreteria istruttori che però riguardano il pagamento, diciamo, dei diritti al SUAP. Sul territorio diciamo la situazione è un po' variegata, molti però non li richiedono, quindi nel caso potrete semplicemente flegare l'opzione non sono dovuti oneri, diritti e spese. Salvo. Come vedete, vi faccio notare che la piattaforma è guidata, ci guida. Se ci sono dei flag o delle informazioni che è obbligatorio inserire, sarà necessario metterle, se no non mi fa andare avanti. Come vedete, mi uscirà la X. Se invece la sezione è completa, mi uscirà, diciamo, la spunta verde. Io ora comunque proseguo perché non ho compilato tutti i dati. Si arriva appunto alla parte finale dove c'è la possibilità di inserire i pagamenti, le ricevute del pagamento. Come vedete al momento non è presente il tariffario dei vigili del fuoco, però dovrebbe essere caricato a breve così da aiutarvi anche in questo. E qui appunto posso inserire le varie ricevute di pagamento. Proseguo ancora. E c'è la parte relativa agli allegati. Vi faccio notare che appunto io avevo notato l'opzione della procura, pertanto mi si è creato il modellino della procura. Ricordo che il modellino della procura è legato ad ogni pratica, quindi non potete voi professionisti ricevere la procura una volta ed utilizzarla per tutte le pratiche. No, per ogni pratica una procura. In questo caso posso scaricarlo, lo dovrò firmare, ricompilare, ricaricare. Ci vorrà poi il documento d'identità del soggetto delegante e poi ci sono tutti gli altri, diciamo, allegati che sono necessari. La copia dei diritti e delle spese, la certificazione di resistenza al fuoco, la dichiarazione inerente ai prodotti, le dichiarazioni di corretta installazione, certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, eccetera. Come vedete, in tutti questi casi mi si crea già il modellino specifico che io devo scaricare, firmare e ricaricare. Io ora adesso, come vedrete, la piattaforma non mi farà proseguire perché, come vi dicevo, è guidata ed è abbastanza intelligente, quindi se io non compilo adeguatamente mi blocca, però se io avessi allegato tutti questi documenti obbligatori sarei arrivata alla pagina finale dove troviamo il cosiddetto MDA, che è poi la pratica, che io posso riguardare, scaricare, magari fare vedere al mio cliente, poi che dovrò firmare e ricaricare. Una volta che ho fatto questo, basterà poi inviarla al SUAP che sa già, diciamo, come gestirla lato back office. In chiusura io vorrei ricordarvi uno strumento di cui avevo già parlato precedentemente la mia collega Fiamma, che è lo strumento del cassetto digitale dell'imprenditore. Lo strumento del cassetto digitale è uno strumento gratuito messo a disposizione dalle Camere di Commercio nel quale le imprese, quindi magari è più utile ai vostri clienti o comunque a chi di voi per qualche motivo dovesse essere iscritto in Camera di Commercio, comunque le imprese possono trovare tutti i dati relativi alla loro impresa.
L'accesso al fascicolo è disponibile da questo sito semplicissimo che vedete, www.impresa.italia.it, o potete cercare Casa Studio Digitale dell'Imprenditore sul vostro browser, ed è accessibile tramite SPID, CNS o CIE. E diciamo che l'accesso è riservato ai legali rappresentanti, ma volendo c'è la possibilità di un accesso, diciamo, limitato anche per eventuali soci o, diciamo, chi ha altre cariche all'interno della vostra attività. Io con questo avrei concluso, vi lascio, come aveva anticipato la dottoressa Moggi della Camera di Commercio, tutti i nostri contatti al quale potete scrivere se avete qualche dubbio, se avete qualche segnalazione da farci, e passo la parola alla dottoressa Mauri. Bene, abbiamo terminato gli interventi previsti nel programma del webinar di oggi. Ora, prima di dare spazio alle vostre domande, vi chiediamo qualche minuto di attenzione per compilare questo sondaggio rispetto al gradimento dell'iniziativa e, come vedete, anche di darci qualche indicazione rispetto a temi, argomenti di interesse che potremo riproporvi in successive iniziative formative. Bene, mentre terminate di rispondere al questionario, chiedo alle colleghe del Servizio di Impresa Lombardia se vogliono chiarire alcuni punti che i partecipanti hanno chiesto di meglio precisare con riferimento alle modalità anche di recupero delle pratiche presentate attraverso il portale Imprese in un giorno, quali sono le modalità di riferimento delle pratiche. Sì, rispondo io. Come magari vi ho anticipato troppo brevemente, c'è la possibilità di recuperare le pratiche che avete presentato come diciamo in prima persona o eventualmente come procuratori, andando nella My Page, le mie pratiche presentate. Per accedere è semplicissimo: una volta che avrete fatto l'accesso nella vostra diciamo su Impresa in un giorno, troverete sulla sinistra in fondo la sezione Le mie pratiche inviate My Page. In questo caso potrete accedere e qui avrete, diciamo, la possibilità di fare tre operazioni: mandare delle comunicazioni spontanee, conformare eventualmente l'attività se fosse stato richiesto, e rispondere ad eventuali integrazioni. È però necessario, per farlo, utilizzare correttamente diciamo la funzione corretta. Se scusate, se mi date un attimo, cerco anche di mostrarvi come si fa e dove potete trovare le varie pratiche con un esempio. Vediamo. Ecco, io sono ritornata sulla sezione My Page. Come vedete qui sulla sinistra, in fondo trovo le mie pratiche inviate My Page. Posso accedere. Qui c'è il remind al cassetto digitale dell'imprenditore di cui vi ho appena parlato, e qui trovo le mie pratiche inviate. Io per esempio ne ho solo una, però come vedete potete tranquillamente, se ne avete tante, se presentate per tanti clienti, potete tranquillamente filtrarle e accedere.
io basterà schiacciare sulla pratica per poi accedere e vedere i vari dettagli. Ora, in questo caso, questa pratica che avevo presentato è stata chiusa, quindi io non ho la possibilità di fare eventuali comunicazioni, come vi avevo detto prima, però come vedete qui da parte ho la possibilità, c'era la possibilità e io ho avuto la possibilità di fare, di rispondere a richiesta di integrazione di documentale, comunicazione dall'impresa, eccetera. Spero di aver risposto alla domanda, ecco. Bene, chiedo poi all'ingegner Galante se riesce anche a rispondere ad un quesito relativo al numero di versamento, se corrisponde appunto al CRO, al codice bancario. Sì, mi confermo questa informazione. Per l'attestato di versamento sì, si deve digitare il CRO e poi allegare il PDF se è avvenuto tramite appunto un banking, insomma, poi si allega anche la ricevuta tramite PDF oppure tramite scansione se, ancora con, se è con un bollettino postale. Comunque sì, quello lì è il CRO. Grazie. Abbiamo ancora un'altra domanda che riguarda la modulistica antincendio e la possibilità che appunto venga compilata insieme alla domanda presentata insieme alla domanda per l'avvio, l'esercizio di attività commerciali. Sì, come vi avevo anticipato, io vi ho mostrato, diciamo, la parte in cui il procedimento di prevenzione incendi si può presentare indipendentemente, però se voi salite sulla piattaforma ed accedete, per esempio, come vi dicevo prima, alla sezione commercio, vedrete che vi chiederà tra gli interventi eventuali se dovete presentare anche la scia di prevenzione incendi, se voi flaggate poi vi si diciamo creerà nella parte finale delle sezioni anche la parte dedicata appunto alla prevenzione incendi. Se non doveste trovare in un'attività se un'attività non dovesse darvi questa possibilità, però potete comunque compilare quindi la prima parte dell'attività commerciale in una sezione e poi contemporaneamente all'inizio schiacciare anche la parte di prevenzione incendi indipendente come mi ho mostrato e vedrete che alla fine avrete entrambe le pratiche. Bene, sempre alla sezione della My Page un utente ci chiede quindi se in questa sezione si possono ritrovare le comunicazioni da parte dei vigili del fuoco. Sì, diciamo che come abbiamo detto, essendo il SUAP unico punto di contatto, troveremo le comunicazioni che il SUAP inoltre all'impresa, per cui troveremo ad esempio richieste di integrazioni o comunicazioni, richieste di chiarimenti anche ad esempio da parte dei vigili del fuoco, ma non direttamente all'utente, ma appunto con il canale del SUAP. Grazie. Abbiamo una domanda ancora relativa al tariffario del SUAP, al fatto che possa essere già inserito sul portale Imprese in un giorno. Allora, a questa domanda rispondo io. Se i comuni hanno introdotto uno specifico tariffario per le pratiche SUAP, poco prima, o meglio nella pagina pagamento oneri, i comuni hanno caricato il loro tariffario. Lo trovate quindi a fine compilazione pratica, poco prima del pagamento oneri, tariffio tariffario. Ogni comune ha caricato il suo, sempre che il comune abbia introdotto degli specifici diritti per il SUAP, quindi diritto di presentazione della pratica al SUAP. Diverso è quello che abbiamo visto prima, che sono i diritti per le pratiche che arrivano ai vigili del fuoco. Bene, siamo ora giunti alla conclusione del webinar di oggi. Speriamo sia stato di vostro gradimento. Come vedete ancora nella slide in sovraimpressione, le colleghe, i colleghi che sono intervenuti oggi restano a disposizione per ulteriori richieste di chiarimenti
nei giorni a seguire vi verranno inviati anche i materiali illustrati durante il webinar di oggi e per qualsiasi necessità appunto potete anche inviare una mail, siamo a vostra disposizione. Vi ringraziamo per la partecipazione e vi auguriamo quindi una buona prosecuzione di giornata.